Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a vedere che sorpresa ti sta per fare questo qua. Vediamo. Andiamo a vedere che sorpresa ti sta per fare la tua persona di interesse. Quindi, sia uomo che donna, andiamo a vedere che sorpresa ti sta per fare la tua persona di interesse. Oggi scegliete gli oracoli, ovviamente li potete sentire più di uno, no? Però se vi ispira solo uno, lasciate solo quello, soltanto per quello. Se avete due persone di interesse, ovviamente sceglietene due, ok? Quindi, che persona ti sta per fare? Che sorpresa ti sta per fare la tua persona di interesse? Abbiamo il primo oracolo di Laura Tuan, gli oracoli degli angeli dell'amore e poi abbiamo le carte di gli oracoli di Manara, questi sì, no? Sì, ok. Quindi scegliete, ragazze mie, andiamo a vedere che sorpresa ti sta per fare uno o più di uno. Vediamo un po'. E partiamo dal primo mazzo. Allora, andiamo a vedere. Per le mie ragazze. E i miei ragazzi che hanno scelto il primo mazzo, ragazzi, se parlo al femminile, ovviamente ribaltatelo, no? Ok. E poi se c'è qualcosa che devo dire per i maschietti, piuttosto che delle femminucce, lo dico. Ok. Allora, che sorpresa ti sta per fare la tua persona di interesse? Vediamo un po'. Vediamo un po' che sorpresa ti sta per fare la tua persona di interesse. Vediamo un po' la situazione come sta. La tua persona. Amore nostalgico, sta nostalgico questo. Sta nostalgico, sta tanto nostalgico. Magari non vi state vedendo, non vi state sentendo, oppure state a distanza. È un po' come il 6 di coppe, no? Questa carta con la farfallina qui. Quindi mi significa anche che sta avvenendo una trasformazione in questa persona per te. È una persona che è nostalgica in questo momento, guarda molto le tue fotografie. Anche quelle fatte insieme, mi sta arrivando anche questa canalizzazione. È come se è molto nostalgica questa persona. Qua abbiamo amore respinto. Allora, o c'è stata una separazione o tu l'hai respinto o lui ha respinto questo amore che prova per te, però qua mi arriva che alcune di voi hanno respinto questa persona questa persona ha paura del rifiuto adesso. Ok, vediamo un po' di che cosa parla questa carta e anche che sorpresa sta per farti questa persona. Io prima di tutto però voglio mettere l'energia di questa persona con l'amore nostalgico. Allora, che sorpresa sta per farti questa persona? Io ho visto la sensazione, un po' la sensazione di una persona che è nostalgica. Vediamo qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti, qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti con questo amore nostalgico. Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti con questo amore nostalgico? Primo mazzo. Allora, vediamo. Secondo le regole. Allora, si sta attenendo a delle regole che possono essere le regole lavorative. O seguire una certa situazione lavorativa o di altri obblighi, responsabilità, è l'energia di una persona che mi sta arrivando forte, di una persona che ha tantissima nostalgia di te e può avere degli assunti personali, lavorativi o di altre responsabilità. Ok? Quindi magari ti sta per fare proprio una sorpresa e tu non te l'aspetti perché entrambi vi state mancando. Ok? È una persona che lì già un po' ha dei doveri che ha. Vediamo un po'. Ok. E qua abbiamo la carta di flessibilità, il che mi dice che è una persona che si sta mantenendo flessibile, ha delle cose che ha da fare, che ha potuto rimandare questa sorpresa, che ha potuto, ok, un po' lì già il dovere, mi sta arrivando questa cosa, o comunque che si è dovuta mantenere o si sta mantenendo adesso ferma su delle regole che ha da seguire, qualcosa che lo può aver bloccato fino a questo momento, ok? E andiamo a vedere che sorpresa sta per farti questa persona. Quindi, allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi, che sorpresa ti sta per fare la tua persona di interesse, la tua persona specifica, la tua persona speciale?
Che sorpresa sta per farti questa persona? Che sorpresa sta per farti questa persona? Allora, vediamo un po', che sorpresa sta per farti questa persona? È una sorpresona! Amanti, re di bastoni, sta per farti una sorpresa meravigliosa che ha a che fare con una... il re di bastoni ci parla proprio della forza, dello sforzo, l'impegno, e fare una sorpresa appunto per l'amore che prova per te. Quindi sta per mettere l'impegno nel fare qualcosa, nel sorprenderti. Il re di bastoni sorprende, no? Ok, quindi andiamoci a vedere. Si è stancato un po' di stare su queste regole. Ok, energia del presente, energia positiva. Che sorpresa sta per farti questa persona? Energia negativa, energia passata, energia futura. Energia passata, energia futura e conclusione dell'energia futura. Nella base del mazzo abbiamo il re di bastoni, 5 di bastoni, asso di denari, eremita, 7 di denari. Sì, qua mi stanno parlando di un'opportunità, asso di denari, che era tenuta bloccata da un po' di tempo, o forse altre persone coinvolte, o conflitti. 5 di bastoni, qua mi sta tu stai aspettando anche questa cosa, forse una persona che si è dovuta allontanare per motivi di lavoro e una grossa opportunità non si è potuta ancora dare per conflitti, situazioni conflittuali, dei problemi, dei ritardi, altre persone coinvolte, famiglie magari. Ok, ma qua arriva qualcosa che ti sorprenderà con re di bastoni. Può essere un segno di fuoco, avere ascendente fuoco, ma al di là è l'energia, no? Andiamo a vedere questa persona nei tuoi confronti, energia del presente, che sorpresa sta per farti. Asso di spade. Prima di tutto ti chiama, se non l'ha fatto fino a questo momento. Ha le idee chiare di un'azione che deve fare nei tuoi confronti. Asso di spade, cioè va per fare qualcosa. Al positivo. La papessa, secondo me tu sai già che cos'è. Al positivo ci sei tu, che sei una presenza molto influente nella sua vita, al di là se vi state sentendo o non vi state sentendo. È possibile che lui vada a seguire proprio la sua intuizione e scatta nel fare qualcosa, va bene? Al positivo la papessa ci dice, oltre a essere tu che stai guardando, c'è una persona che ha molta influenza su di lui. Tu sai già che questa cosa è in arrivo, per molte di voi o molti di voi. È una comunicazione che non si era ancora data. Al positivo è la papessa, cioè lui sta seguendo anche il suo intuito. Vediamo il blocco qual è. Il re di spade, il blocco, mancanza di comunicazione. Mi stanno parlando di una mancanza di comunicazione al blocco tra di voi adesso. O ha a che fare con una sensazione, una persona un po' più, come dire, più distaccata dalla parte emozionale, non te l'ha detto, non si è rivelato. Vediamo un po', oppure piccola parentesina, magari per un gruppetto piccolissimo di voi, non si è ancora rivelato, non ha fatto un'azione nei tuoi confronti, non l'ha fatto fino a questo momento, perché tu puoi avere un altro uomo, ok? O un'altra donna, cioè, adattate la ragazza, si sta tenendo alle regole, ok, non ha rivelato quello che sente perché ci sono magari altre persone coinvolte fino a questo momento, ma sta per farti una sorpresa. Vediamo il passato. Il Papa, per alcune di voi è una persona impegnata, tu sei impegnata. Cavallo di bastoni, allora, oppure ti dico che qui questa persona ha delle responsabilità per cui si doveva mantenere lì già un certo dovere, va bene? E ha potuto avere dei comportamenti di andare e venire con il cavaliere di bastoni. Però io qua vedo che qua una conversazione molto importante si appresta, Papa e Papessa, questa è la coppia sacra anche. Vediamo che sorpresa ci sta per fare. Regina di coppe, 6 di denari, carro ragazze mie, sta venendo da te. Allora, sta venendo da te. Ora, come comune denominatore di questa persona nei tuoi confronti, abbiamo un avanzamento nei tuoi confronti rispetto a quello che tu stai aspettando, rispetto a quello che stai sperando. Ognuna di voi sa che cosa sta aspettando da questa persona, va bene? E c'è l'avanzamento rispetto, c'è il trionfo su quello che tu stai sperando, stai aspettando. Questo come comune denominatore. Facendo altre sfaccettature, cosa ci dice questo? Che
si dimostrerà una persona più aperta empaticamente nei tuoi confronti e ti dà ciò che meriti con il 6 denari, va bene? È un avanzamento nei tuoi confronti. Qua abbiamo una persona che secondo le regole può essere o una persona impegnata o tu sei impegnato, oppure lì già un certo dovere degli assunti personali e quindi non aveva potuto fino a questo momento mettere più serietà, qualcosa di questa natura. Però qua vedo quindi la sorpresa che ti sta per fare qualcosa che stai sperando, va bene? E che tu sai già. Mi spiego? Ok. Andiamo a vedere adesso quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti in questa sorpresa che ti sta per fare. Due di spade, ci sta pensando da parecchio tempo. Pensa, pensa, pensa al positivo, pensa, 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 lì già al dovere, o comunque sia, secondo alcune regole, a un certo punto al positivo abbiamo il fatto che segui l'intuito. Andiamo a vedere cosa pensa, appunto. Paggio di coppe, invitarti da qualche parte, farti una proposizione, invitarti da qualche parte, energia di corteggiamento, di realizzare un sogno, realizzare qualcosa, energia e sta pensando come fare, va bene? Ma segue l'intuito. Ok, adesso andiamo a vedere a cosa sono conformi le azioni di questa sorpresa che ti fa nei tuoi confronti. Paggio di bastoni, sono azioni di mettere la voglia, mettere l'impegno. Una persona che ha pensato tanto, a un certo punto segue l'intuito, mette l'impegno, la voglia su qualcosa che tu stai sperando, una sorpresa che ha a che fare con qualcosa che tu stai sperando. E qua abbiamo anche i segni di fuoco, abbiamo il toro, abbiamo l'acquario, il gemelli, la bilancia, il cancro, lo scorpione, cancro ripetuto 2 volte, pesci, molti segni d'acqua anche qui. E quindi la sorpresa che ti sta per fare è qualcosa che ti stupirà anche rispetto alla sua disconnessione un po' emozionale, se è quello che ti risuona, è più emotivo, più espansivo, ok? Andiamo a vedere ancora di cosa si tratta questa sorpresa. Vediamo un po'. Ci mettiamo. Vediamo queste carte qui. Allora, di cosa si tratta questa sorpresa? Sulla regina di coppe. Allora, qua è uscita la carta amicizia, che è un due di spade. Alcune di voi che pensavano che ci fosse amicizia, non è così, ok? Alcune per alcune di voi, perché con queste tarocchi un po' sibillini vanno a fare un po' di specifiche più nel dettaglio. Per alcuni di voi che pensavano che fosse solo amicizia, non è così. Se ti ha detto solo amicizia, non è così. Va bene? Perché ha molta nostalgia di te, è una persona che ti sta sentendo molto. Andiamo a vedere il 6 di spade, il 6 di denari, questa sorpresa. Qua c'è la carta della malafede, vuole sistemare le cose, è una sorpresa che riguarda delle cose che sono accadute tra voi due, laddove non c'è stata chiarezza, vuole darti ciò che meriti, va bene? Rispetto a cose di fraintendimenti o malintendimenti che vi hanno detto, ti hanno detto, ok? Un avanzamento totale nei tuoi confronti. Il carro, questa sorpresa. Nobiltà, qua abbiamo un 3 di denari, la voglia di vedersi, costruire qualcosa, un incontro, vedersi, avvicinarsi, ha a che fare con se stava a distanza con una persona che ti farà una sorpresa per sistemare le cose, magari tu non te lo pensi questa cosa qui, tu non te lo aspetti, però l'hai sperato, ok? E parla di questo. Andiamo a vedere ancora in quel paggio di coppe, questa sorpresa che ti sta per fare. Circospezione, allora qua da una situazione in cui questa persona era, diciamo, circuita dai suoi obblighi, doveri, eccetera, ti fa una sorpresa, va bene? Qua c'è una persona che a seconda dei vostri gradi, no, di relazione, può essere un messaggio che ti sconvolge, un messaggio che ti stupisce, che non ti saresti mai aspettata, un invito da qualche parte, prima un messaggio e poi c'è un incontro che non ti aspettavi, ok? Nelle azioni col paggio di bastoni. Il matto, qua abbiamo una persona che farà un rischio nei tuoi confronti, mette la voglia, mette l'impegno, lo vedrai proprio motivato, motivato. Ok.
Andiamo a vedere ancora di che cosa prendiamoci queste. Allora, mettiamoci due Sibille. Allora. Ancora, quindi la sorpresa che ti sta per fare questa persona, al netto di quello che abbiamo letto, la sorpresa che ti sta per fare questa persona. Di nuovo il paggio di bastoni, una sorpresa proprio. Nemica, un'altra carta. Omaggio di preziosi, mi parlano di un regalo che ti sta per fare, di una sorpresa che tu non ti aspetti. Va bene? Può essere anche una rivelazione di qualcosa che non ti aspetti, perché le comunicazioni magari potevano essere un po' criptiche, ok? Di un regalo, di qualcosa che non ti aspetti. Se alcuni di voi hanno pensato che fosse amicizia, questa persona ti ha detto che non voleva qualcosa di più, eccetera, questa persona è molto nostalgica, sente un trasporto nei tuoi confronti e qua c'è un regalo o un qualcosa che ha a che fare con qualcosa che non ti aspetti, perché lo vedo più freddo qua sotto, va bene? Ok, andiamo a vedere ancora con queste carte, anzi con queste. La sorpresa che sta per farti questa persona, la sorpresa che sta per farti questa persona di tuo interesse. La sorpresa che sta per farti questa persona di tuo interesse. La bellezza. Qua per questa persona sei bellissima, sei bellissimo. È una sorpresa che riguarda proprio la bellezza, qualcosa che ti stupirà. Vediamo un po' ancora come ti vede questa persona, con chi ha a che fare questa bellezza, questa sorpresa. L'acqua. L'acqua mi sta dicendo che questa sorpresa che ti fa va a riportare un equilibrio tra di voi. Le acque tornano a fluire, c'è fluidità, c'è qualcosa che ha a che fare con un ripristino di comunicazioni, grazie a questa sorpresa, che ha a che fare con qualcosa che stavi sperando. Andiamo a vedere ancora questa sorpresa e come ti vede. La devozione, questa persona ti è devota. Non so chi gli avete fatto questo. Questa persona ti è devota, è una sorpresa che ha a che fare col fatto che questa persona ti percepisce come la bellezza incarnata, grazie alla quale le sue acque interiori si sono mosse e ha una devozione per te. Quindi questa sorpresa ha a che fare con questo fulcro, con questo corpus di informazioni meravigliose. Ancora, andiamo a vedere che cosa ci dicono i tarocchi oracolari delle fate per le mie ragazze e i miei ragazzi del primo mazzo, di cosa parla la sorpresa che sta facendo questa persona nei tuoi confronti. Ancora, cosa ci vogliono dire i tarocchi oracolari delle fate? Sei d'autunno di nuovo, il bene che doni ti è restituito. Ragazze, qua. Tutto quello che gli avete dato a questa persona ti viene restituito con una sorpresa, con un gesto importante che ha a che fare con un'apertura emozionale. Il 6 denari, quello di nuovo. Ancora. 9 d'estate, ragazze. I desideri diventano realtà, i sogni si realizzano. È un momento magico nella tua vita. La stessa ha parlato comunque. Mi stanno dicendo che qua il bene che doni ti è restituito, quello che hai fatto per questa persona ti ritorna indietro da parte di questa persona e un tuo desiderio si fa realtà con questa persona. Vedi tu dove ti risuona, cioè qual è la tua situazione, ma è un desiderio che si fa realtà, che tu stavi sperando con la regina di coppe. Quindi ragazze mie e ragazzi, questo è quanto la tua persona di interesse, la tua persona del cuore, sta per farti una sorpresa che ha a che fare con qualcosa che stavi sperando, molto nostalgica, si aprirà emozionalmente e emotivamente a te e tu ne sarai molto felice. Quindi ragazze e ragazzi, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo di oracoli. Andiamo a vedere che sorpresa ti sta per fare la tua persona speciale, la tua persona di interesse. Andiamo a vedere. Vediamo prima di tutto l'energia in cui vibra questa persona di tuo interesse nei tuoi confronti. Quindi, che sorpresa ti sta per fare la tua persona di interesse?
Che sorpresa ti sto per fare, la tua persona speciale, la tua persona specifica? Che sorpresa ti sto per fare per le mie ragazze e i miei ragazzi del secondo mazzo. Ovviamente se parlo al femminile, ragazzi miei, è perché canalizzo, no? Quindi voi ribaltate il concetto. Vediamo un po' che sorpresa ti sta per fare la tua persona di interesse. In che vibrazione sta? Allora, vediamo un po' in che vibrazione sta la tua persona di interesse. Torna a essere libero, è il momento di riprendere il controllo sulla tua vita. Qua mi sta parlando di una persona che forse non era libera in varie sfaccettature. Può essere libera poteva essere impegnata da un punto di vista lavorativo o per altri obblighi, o poteva proprio essere impegnato a livello anche relazionale con altre persone. Sì, risolvi le questioni familiari. Alcuni delle persone vostre a cui state pensando è una persona che torna libera da questioni familiari che si sono risolte. Possono essere di natura relazionale o economica con questioni familiari, ok? Oppure si svincolano, si liberano da questioni che gravano a livello familiare, ok? E quindi può farti questa sorpresa, va bene? Andiamo a vedere ancora in che vibrazione sta questa persona che ti sta per fare una sorpresa. Cosa dice l'oracolo? In che vibrazione sta questa persona che sta per farti una sorpresa nei tuoi confronti? Che sorpresa sta per farti? In che vibrazione sta? In che vibrazione sta? Sta pensando come farti una sorpresa. È un'energia del pensatore, sta pensando come farti questa sorpresa, ci sta pensando tanto, anche da più di tempo. Potere superiore che mi parla del fatto che ci sono potute essere fino a questo momento delle circostanze a voi avverse. E che l'hanno fatto riflettere per come liberarsi, per come farti questa sorpresa. E quel potere superiore mi dice anche che è più forte di lui fare questa cosa per te. Cioè, nel senso, si sente proprio trasportato nel farti questa sorpresa. Ok, andiamo quindi a vedere. Mettiamoci queste carte qui. Questa persona a cui stai pensando, che sorpresa sta per farti? Vediamo un po'. La persona a cui stai pensando, pensatela, ragazze mie, ragazzi, mi dice che ti sta pensando tanto con quel pensatore e sento un'energia di qualcuno che vuole irrompere nel fare qualcosa, libero da schemi e da catene. Allora, che sorpresa sta per farti questa persona, il tuo interesse, la persona specifica, la persona speciale? Per le mie ragazze e i miei ragazzi del secondo mazzo di oracoli. Allora, che sorpresa sta per farti la persona di tuo interesse? Cavaliere di spade, 8 di coppe. Qua c'è stato forse un litigio, qualcosa, un allontanamento tra voi due. Qua c'è stato un allontanamento tra voi due, me lo stanno confermando qui, e sta pensando come farti questa sorpresa. O comunque c'è stata forse un confronto e tu hai chiesto un cambio, qua si è presto ad arrivare un cambio dopo un allontanamento. Ok, andiamo a vedere. Situazione del presente. Che sorpresa sta per farti? Energia positiva. Energia negativa. Negativa si è girata la sole e il mondo, ok. Passata. Futura, passata, futura e conclusione dell'energia futura. Qua abbiamo un 8 di coppe, 4 di bastoni, la torre, 5 di denari. Sì, qua c'è stata una rottura per delle altre responsabilità. Forse una persona impegnata, il papa, 5 di denari, la torre. Altre responsabilità possono essere varie, sia con relazioni ufficiali, oppure mantenimento di figli, genitori, eccetera. C'è stata una rottura qua. Qua c'è 4 di bastoni, un allontanamento da una stabilità. Oppure tu hai chiesto un cambio per una stabilità. Oppure qua sta arrivando un incontro, l'8 di bastoni e il 4 di bastoni, che
che dà un cambio, va bene? Ok. Quindi, che sorpresa sta per farti? Quasi è girato il mondo. Vediamo l'energia del presente, qual è di questa persona nei tuoi confronti. Tre di bastoni. Qua mi dicono che ci può essere una distanza. E la distanza può essere il blocco, va bene? Tre di bastoni mi parla di una persona che nei tuoi confronti ti sta sognando, sta pensando di farti questa sorpresa. È una persona che sta guardando l'orizzonte, vede il cammino, vede il futuro insieme, vede un futuro, vede l'apertura di cammino. Il blocco qua mi dicono che è il mondo, può essere una distanza, oppure un cambio che può costare fare a questa persona, gli è potuto costare fare per degli impegni che aveva. Ok, vediamo l'energia positiva qual è. Tre di spade, qua mi stanno dicendo che la situazione si è potuta chiudere tra di voi, o mancanza di comunicazione, un dolore, c'è potuto essere un dolore. Questa persona, tu vuoi un cambio con questa persona, hai richiesto un cambio, magari ti sei allontanata tu, non lo so, o questa persona. Fatto sta che qua mi stanno parlando di una persona che sta guardando positivamente 3-3 al futuro per eliminare un dolore che c'è stato tra di voi o una chiusura. Gli può costare fare questo cambio, il mondo, che può essere o una distanza, oppure il mondo ci parla di un nuovo ciclo, no? Che a questa persona sta costando fare questo nuovo ciclo. Ok, passato. 3 di coppe, 3-3-3, interessante. 10 di bastoni. Qua mi stanno dicendo che questa persona, qua mi stanno parlando che il cambio qual è? O tu hai chiesto che questa persona ti prendesse seriamente, e poi per altri motivi, perché la situazione è un po' di, diciamo, essere non presi seriamente per altre responsabilità, ok? Si è stancata questa situazione. Io qua vedo che alcune di voi hanno già ricontattato con questa persona. Adesso c'è un'apertura di cammino possibile. A questa persona gli sta costando fare un cambio per eliminare un dolore. Forse il cambio è proprio quello di prenderti seriamente o prendere seriamente la relazione. Fatto sta che qua c'è una situazione di stanchezza. Il 10 di bastoni ci parla di una stanchezza per altre questioni. Oppure questa persona gli sta costando fare un cambio nei tuoi confronti un po' più, come dire, più impegnativo, mi spiego? Un tre di spada positivo ci dice che c'è una chiusura che viene messa al lato, cioè il dolore si mette finalmente alle spalle. Sta pensando come fare questa persona. Anche tornare a essere libero da questioni familiari per cui ti possa dare, che hanno creato dolore, però sta al positivo, quindi magari questa persona si doveva approcciare a fare un cambio totale, liberandosi da questioni che gravavano la vostra relazione, ok? Gli può costare fare questo, però vediamo la sorpresa che ti sta per fare a questo punto. L'imperatrice c'è. E infatti. Wow, carro! Wow, re di coppe, ragazze mie, qua ti sta per fare una sorpresa mega galattica. La sorpresa ha a che fare con lo sviluppo della relazione, avanzamento totale della relazione. E qua abbiamo il re di coppe, può essere un segno d'acqua, ma è colui che è stabile emozionalmente, è maturo, è pronto a darti tutto quello che ha a che fare con l'imperatrice e col carro, cioè lo sviluppo totale della relazione. Se si doveva liberare da questioni familiari, impegni pregressi o situazioni di questa natura, non c'è problema. La distanza, se c'è, non è un problema. Anzi, si supera perché questa persona è maturata a livello emozionale e fa un cambio nei tuoi confronti dopo averlo pensato tanto. Quindi qua stiamo parlando di una persona che gli è potuto costare fare un cambio di ciclo della propria vita. Tant'è che questo cambio di ciclo poteva essere un impegno più serio nei tuoi confronti, lo fa imperatrice, carro, re di coppe, perché corre dalla sua imperatrice che sei tu. Quindi la sorpresa che ti sta per fare è proporti qualcosa di serio. Quindi guardate dove vi risuona a seconda del tipo di rapporto che avete con questa persona. Se non vi ha preso seriamente, stava pensando come fare nel farti una proposta, qualcosa. Tre di coppe sta qui. Quindi se non ti ha preso seriamente, magari eri una persona speciale, sì, ma meno impegnativa come rapporto, e lui doveva fare un cambio di impegnarsi di più. Con l'imperatrice il carro qua lo fa. Va bene? Ok. Andiamoci a vedere adesso, quindi, le intenzioni. Intenzioni ed energia di questa persona nei tuoi confronti. Che sorpresa sta per farti? La sorpresa riguarda un impegno maggiore, anche esprimere ciò che prova, perché lo vedo con una persona molto matura qui.
andiamo, da che poteva essersi preso più, la situazione era un po' più, non prendiamoci seriamente, un po' così, ok? Andiamo a vedere le intenzioni nei tuoi confronti, quindi l'energia di questa persona nei tuoi confronti, che sorpresa sta per farti. Sette di spade, è proprio una sorpresa. È proprio una sorpresa, ragazzi, perché il 7 di spade, ben aspettato con queste carte, quindi è la migliore, nella migliore delle accezioni, è quello della sorpresa, di sorprenderti, non te l'aspetti, specialmente se è una persona che aveva altri obblighi familiari, eccetera. È proprio una sorpresa con queste carte qui. Va bene? Dopo tanto tempo, per alcune di voi, ci ha pensato, ripensato, l'eremita è colui che pensa, 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 non pensa altro che a te. Ok, e appunto vogliamo sapere noi cosa pensa, visto che noi abbiamo la facoltà di vedere che pensa questo qua. Vediamo che pensa, i suoi pensieri, quali sono nei tuoi confronti. Quattro di spade, è molto stressato da questioni familiari, lavorative o responsabilità. Va bene? Quattro di spade nei pensieri mi dice che è come se è saturata questa persona da altre responsabilità che non riguardano l'amore per te. Eccolo qui. Vediamo un po' appunto cosa prova per te. C'è già il Re di Coppe. Cosa prova per te? La principessa di coppe, ragazze mie. Qua c'è il paggio di coppe. Quindi cosa prova per te? Te l'ho detto, ha un'energia bellissima di apertura emozionale, comunicativa ed è stressato da altri obblighi, li abbiamo visti qua, ok? Andiamo a vedere a cosa sono conformi dunque le azioni di questa sorpresa che fa nei tuoi confronti. Il mago! Wow! Mamma che carte, ragazze mie, tu non te lo aspetti proprio, tant'è che infatti è proprio una sorpresa col 7 di spade. Il mago ci parla di una nuova opportunità d'oro, volta a darti tutto, tutto, eccole qui. Da che magari la situazione non era molto seria, gli costava fare un cambio con il mondo qua sotto, poteva esserci una distanza, me la marcano più volte, a manifestare tutto con te, crescita esponenziale della relazione e avanzamento. La sorpresa a che fare con questo ci sta pensando seriamente. Ok, andiamoci a chiarire queste carte per andare a vedere ancora di cosa si tratta questa sorpresa. No, voglio metterci queste dove stanno. Eccola, l'imperatrice. L'imperatrice. La regina di bastoni, ragazzi, questo è pazzo di te completamente. È pazzo di te completamente. Molti di voi stanno lavorando con la legge spirituale, per manifestare la crescita esponenziale di un rapporto. Pazzo di te proprio. Il carro. Sei i denari. Se c'è una distanza, questa persona non è un problema la distanza, assolutamente. Re di coppe. Il sole, ragazze mie, questo è pazzo di te. Questa persona ti esprimerà tutto quello che prova per te, che sei la sua gioia immensa. È una sorpresa per te, molti di voi non se lo aspettano. Molti di voi non se lo aspettano. E ragazzi, è una stessa bomba, micidiale. Micidiale. Andiamo a vedere come ti vede questa persona. Questa sorpresa che ti sta per fare ha a che fare con la crescita esponenziale di un qualcosa che era tenuto in stand-by per vari motivi, sta pensando come fare, questioni familiari, altre persone, distanza, ok? La sorpresa ha a che fare con qualcosa di molto più compromesso e impegnativo nei tuoi confronti. Come ti vede questa persona? L'indipendenza, vedi, questa è la carta che ci stai dicendo, questa persona doveva tornare libera da qualcosa e adesso può farlo. Responsabilità, impegni o anche delle questioni economiche che gravavano pesavano, ok? Ti vede anche una donna molto indipendente, fiera del suo trono. Brave ragazze. Non glielo dite che vi ho aiutato a fare io questa cosa. Non glielo dite. Magari lo guarda anche lui, no? Allora, vediamo un po' come ti vede questa persona. Sei un esempio per questa persona, eh? Sei la sua fortuna. Mamma che carte, ti farà una sorpresa perché per questa persona sei una fortuna. Mamma che carte, ragazze. Ma che ti devo dire qua? Quindi la sorpresa che ti fa questa persona tu non te l'aspetti, però perché sei sul piedistallo. Vediamo un po' che sorpresa ti fa questa persona, che sorpresa ti fa questa persona, cosa ci dicono i tarocchi oracolari delle fate.
La ruota, basta rimandare. Se ha rimandato tanto, c'è stato dell'attesa, basta rimandare. Ti fa una sorpresa, la ruota è la fortuna qui. È una sorpresa che il destino vuole che questa persona ti faccia. Una fortuna improvvisa o inaspettata ti attende. Una nuova auto, un viaggio sono in arrivo. Quindi ti fa una sorpresa. Vedete dove vi risuona, eh? Ancora, che sorpresa ti fa questa persona che ti esprime l'amore? Vediamo un po'. 9 d'estate, non ci credo. I desideri diventano realtà, i sogni si realizzano. È un momento magico nella tua vita. Ti fa qualcosa di inaspettato con la ruota che ti realizza un sogno. Che ti realizza un sogno, ragazze mie, è una stesa potentissima e bellissima. Io non voglio chiedere nient'altro perché è veramente superlativa questa stesa. Quindi, che sorpresa ti fa questa persona? Qua mi stanno parlando di una persona che poteva avere degli agganci lavorativi, familiari, altre responsabilità, che doveva tornare a essere libero, sia da un punto di vista di gravame, no? Sulla propria vita. Infatti, il 4 di spade nel pensiero, cioè. Che grava rispetto all'amore che prova e manifestare con il mago. Che cosa ci dice il mago nelle azioni? Che è la carta più forte che c'è nelle azioni, no? Io manifesto tutto, adesso posso manifestare tutto perché? Perché sono libero da preoccupazioni o familiari o altro. E tu realizzi un sogno, questa sorpresa ha a che fare con questa fortuna qui. Wow, ragazze mie, non chiedo nient'altro, mi sono soddisfatta così. Quindi detto questo, ragazze e ragazzi, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo di oracoli di Manara. Andiamo a vedere che sorpresa sta per farti la tua persona specifica, la tua persona di interesse, la tua persona speciale. Andiamo a vedere che sorpresa sta per farti. Vediamo in che energia sta gravitando questo signorino o questa signorina. Vediamo un po', che sorpresa sta per farti? Cosa possono risponderci gli oracoli? Vediamo un po', a cosa è conforme questa sorpresa? Che sorpresa sta per farti per le mie ragazze e i miei ragazzi del terzo mazzo di oracoli? Vediamo un po' in che energia sta questa persona nei tuoi confronti, in che energia sta? Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' che sorpresa sta per farti. Ah, ragazze mie, sta seguendo l'intuito, la tentazione del piacere. Per questa persona sta per farti una sorpresa che riguarda qualcosa che stai immaginando. Questo è il sesto chakra, terzo occhio. Ti sta pensando, 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 pensando. Questa sorpresa ha a che fare con qualcosa che sta immaginando e sta pensando da diverso tempo. È come se ti sta pensando tantissimo. Pensa, 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 sei la sua tentazione nel farti questa sorpresa. È tentato nel farti questa sorpresa. E ha a che fare con la sua intuizione. Fondo mazzo, secondo chakra, ragazze mie. Allora, indulgere nel piacere impossibile, al di là della dicitura, è il secondo chakra, ok? Questa persona ti sta per fare una sorpresa che ha a che fare con il secondo chakra, l'energia di Venere, del piacere, ha a che fare con l'amore, l'energia creativa, sessuale, sì, ma vagliata anche dall'amore, va bene? Il secondo chakra. Quindi questa sorpresa ha a che fare con qualcosa che e li sgorga da dentro, tu sei quella cosa che lo fa impazzire a questa persona, va bene? E il suo intuito gli batte nel farti questa sorpresa. Andiamo a vedere. Allora, vediamo un po'. Qua mi stanno parlando di una persona che è un po' ossessionata da te, diciamo, ecco. Anche questo è vero. E il suo intuito lo guida nell'andare incontro a questa tentazione. Ti pensa tantissimo, qui abbiamo i segni dello scorpione, del sagittario, ma al di là dei segni è proprio l'energia. Vediamo un po' l'energia di questa persona nei tuoi confronti con questa sorpresa che ti sta per fare e ti sta pensando tantissimo, vediamo un po'.
Sì, qua sta ricevendo. Alcuni di voi non si stanno sentendo con questa persona. Questa persona ha l'energia nei tuoi confronti, è un'energia un po' più passiva in questo momento, è come se stesse con la carta ricevendo le intuizioni dall'alto. Per fare cosa con te? Per proporti questa sorpresa. Qui c'è un asso di coppe. Un'opportunità nuova che li sgorga dall'intuito, al di là se li state sentendo o meno, ok? Un'opportunità nuova che li sgorga dall'intuito. Andiamo a vedere di cosa si tratta questa opportunità nuova che li sgorga dall'intuito. Qua c'è la pace, mi confermo che tra alcuni di voi non si stanno sentendo. C'è un'energia un po' di diciamo di stallo per alcuni di voi o alcune di voi. Questa persona sta pensando di fare la pace, sta ricevendo le intuizioni su come fare, se questo è il tuo caso. Se state già insieme a questa persona, comunque le comunicazioni ci sono, ok? E sta pensando a come rinvigorire il rapporto col secondo chakra, una sorpresa che possa rinvigorire il rapporto, va bene? Se non vi state sentendo, qua vedo che c'è un'energia un po' passiva che ha a che fare con, però questo ti pensa, ti pensa, ti pensa. Il terzo chakra, scusami, il sesto chakra col terzo occhio ha a che fare anche con i sogni notturni, la parte astrale, ti sogni anche, diciamo, sessualmente, molto forte, no? Questa persona, ma è una questione proprio di eleganza, perché non è il primo chakra, è comunque il secondo con il terzo occhio, ok. Andiamo a vedere a che cosa è conforme questa sorpresa che ti sta per fare questa persona. Allora, che sorpresa ti sta per fare la persona a cui stai pensando? Qua mi battono anche i segni d'acqua, anche qui lo yin di nuovo, il segno d'acqua, segni d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Vediamo un po', che sorpresa ti sta per fare questa persona a cui stai pensando? Per le mie ragazze e i miei ragazzi del terzo mazzo, gli oracoli. Ragazze mie, mi sta arrivando una cosa forte per i maschietti che stanno pensando a una donna, ok? Allora, tu hai riaperto in questa donna, o comunque gli fai sentire a questa donna la possibilità di esprimersi anche sessualmente e di essere in pace con se stessa e con la propria sessualità. Quindi ti sogna molto, o che è come se con te potesse permettersi qualsiasi cosa che ha a che fare con l'accettazione di se stessa. Mi arrivava molto forte anche questo. Allora. Che sorpresa sta per farti questa persona nei tuoi confronti? Che sorpresa sta per farti la tua persona specifica nei tuoi confronti? Sei di denari la stella, è un sogno che si realizza, che tu stavi sognando. Questa persona sta per farti proprio una sorpresona con la stella. Dal 6 denari passiamo alla stella, e come dire, questa persona sta per regalarti un sogno che tu stavi aspettando. Va bene? Vediamo un po'. Energia del presente, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione dell'energia futura. Qua abbiamo la stella, la morte, l'appeso, gli amanti, tutti arcani maggiori, tre di spade, ragazze mie, che è successo qua? Ci sta arrivando qualcosa di inverosimile, se vi siete lasciati o c'è stata una rottura, una pausa, cioè qua arriva un cambio che ti fa realizzare un sogno su cui tu hai lavorato tanto, forse c'è stata una rottura, hai cambiato prospettiva di te stessa, di come funziona la legge spirituale, molte di voi stanno lavorando con la legge spirituale. E da momento di passività, di fermo, tu li sei entrata nei sogni a questa persona, eh? Sta lavorando sull'astrale. Qua ti arriva un cambio che ti fa realizzare un sogno, una sorpresa che ti fa realizzare un sogno. Wow, ok.
Vediamo un po' questa persona nei tuoi confronti, che sorpresa sta per farti, energia del presente, questa persona nei tuoi confronti. Sette di coppe, sta pensando, qua ti sta pensando, ti sta sognando, il sette di coppe ben aspettata è l'energia di una persona che inizia a sognare con te, a immaginare, no? Guardiamo anche l'iconografia della carta, è una persona che sta sognando con te, si sta immaginando. Al positivo, che sorpresa sta per farti? Quattro di spade. Allora, questa è una persona con cui c'è un blocco per molte di voi. Allo stesso tempo, il fermo che c'è stato tra di voi è stato funzionale affinché si ripartissero le corde dell'anima. Va bene? Il quattro di spade al positivo ci dice che c'è stato un fermo, ma che il fermo non c'è più, perché è al positivo. E sta immaginando questa persona. Va bene? Ok. E andiamo a vedere il blocco. Sette di spade, il blocco. Per alcune di voi non vi fidate di questa persona perché c'erano altre opzioni. Alcune di voi non si fidano di questa persona e hanno messo il blocco. Sappiate che il blocco è stato funzionale affinché si realizzasse questo sogno da parte di questa persona nei tuoi confronti. Ok? Non vi fidate di questa persona, non c'è comunicazione, magari ci sono altre persone coinvolte. Se non ci sono queste persone, non vi fidate di questa persona non si è fidata di voi. Dovete vedere dove vi risuona, ragazzi, ok? Io leggo l'energia e voi l'adattate. Forse perché c'erano altre opzioni per te, vabbè, fatto sta, vediamo che è successo nel passato. Cavaliere di spade. Due denari, sì, qua c'è stato un blocco comunicativo, oppure questa persona era impegnata su altri fronti, potevano esserci più scelte. Oppure qua vedo l'energia tesa di una persona che è tesa, che non si sa decidere nel passato, tant'è che adesso può esserci il blocco, un po' di confusione, tu non ti fidi di questa persona o questa persona non si fida di te. Fatto sta che qua c'è un blocco che viene meno però. Qua si realizza un sogno, ricordiamo. O questa persona non ti ha dato la giusta priorità. Sì. Andiamo a vedere questo, di cosa parla questa sorpresa che ti fa questa persona. Cavaliere di denari. 9 di denari. 6 di spade. Allora, questa persona viene verso di te. Per alcune di voi questa persona è una persona impegnata sul profilo lavorativo. E qua vedo un miglioramento del rapporto. Per coloro le quali stanno insieme, già mi arriva anche questo, può essere che questa persona abbia anche le risorse disponibili per fare un viaggio insieme, va bene? Le risorse economiche anche disponibili per fare un viaggio insieme. Ora, questa persona io la vedo avanzare nei tuoi confronti dopo un fermo. Il fermo è stato funzionale, si realizza un sogno. Vedo questa persona che, se c'erano altre situazioni connesse, questa persona è tornata single o sta da sola e vuole che tu ti fidi di questa persona, vuole parlarti affinché tu ti fidi di questa persona e della sua onestà. Questa persona fa un cambio nei tuoi confronti, ecco a cosa equivale la sorpresa, di concretezza, per portare a un miglioramento tra di voi, e il 6 di spade mi parla dell'avanzamento rispetto a circostanze in cui tu non ti fidi o non vi siete parlati e c'è stata mancanza di fiducia. Va bene? Ricordiamo che si realizza un sogno. Ok. Per questa stesa mi stanno dicendo che questa persona ci può aver messo un po' di tempo, ci può mettere un po' di tempo affinché venga riconquistata la tua fiducia. Però col 6 di spade mi dice che effettivamente si naviga finalmente su acque tranquille, perché qua si recupera la fiducia. Quindi, come di base, questa persona si recupera la fiducia come sorpresa, con qualcosa di concreto che ti farà fidare di questa persona nei giorni a seguire. Ora, andiamo a vedere quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Per alcuni di voi è un viaggio. Ok, quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti? Dieci di spade, superare il passato doloroso. Questa persona arriva con una concretezza questa volta. Qua c'è il 10 di spade, guarda, c'è l'asso di coppe, superare un passato doloroso di chiusura. Cosa pensa questa persona? Cosa c'è nei pensieri di questa persona rispetto alla sorpresa che sta per farti questa persona?
4 di denari, può essere che ci sia una persona che è stata più chiusa in se stessa, o tu l'hai rifiutato, questa persona ti ha rifiutato, oppure è una persona che è stata più chiusa in se stessa, paura del rifiuto, per questioni economiche probabilmente, e quindi pensa che le situazioni sono andate male anche per questioni economiche. Adesso qua io vedo una persona che si può permettere delle cose in più del passato, se è il tuo caso, va bene a livello economico, si può permettere qualcosa in più. E le preoccupazioni erano inerenti a quelle circostanze economiche anche, se è il tuo caso, eh. Vediamo cosa prova per te questa persona. Che sorpresa sta per farti questa persona, cosa prova per te? Principessa di denari. Allora, questa persona vuole proporti un incontro che prima non si poteva fare probabilmente, oppure parlarti, organizzare qualcosa. Da chi è una persona più chiusa? O c'è stata una chiusura? Va bene? Ok. Quindi, paggio di denari sui sentimenti, cioè il cuore è predisposto ad avere una struttura con te, a chiamarti, a stare insieme, a proporti qualcosa, nonostante gli impegni di lavoro per alcuni di voi. Qua c'è la forza, c'è la voglia di recuperare una situazione che era andata male. A cosa saranno conformi le azioni di questa persona nei tuoi confronti? Quindi rispetto alla sorpresa che ti sta per fare, a cosa saranno conformi le azioni di questa persona? 5 i denari. Ragazze mie, questo ti chiede l'elemosina. L'elemosina che vuol dire? Questa persona vuole assolutamente recuperare il rapporto con te, ti vede come il sogno, ok? Qua il sogno proibito, è questo che gli sta arrivando intuitivamente. Il 5 di denari nelle azioni sono: ti prego, dai, vediamoci, recuperiamo il tempo perduto. E mi dice che una persona che può aver avuto delle assunti lavorativi importanti, che non gli ha permesso di fare qualcosa prima e tu non ti fidavi, o altre circostanze, insomma, o una persona che si sente sola senza di te, perché qua c'è una chiusura e vuole appunto aprirsi, chiederti, no, di uscire o creare qualcosa che prima non poteva fare. Sì, qua c'è il sole, nelle sue azioni c'è: ti prego, perdonami, qua c'è la voglia di godere proprio del sole. Andiamoci a chiarire queste carte, così facciamo più specifiche. Il cavaliere di denari, la sorpresa che sta per fare questa persona. Il cavaliere di denari, la regina di coppe. Sì, qua tu hai avuto per molti di voi tanta pazienza con questa persona, per motivi lavorativi o altre questioni. Tu hai avuto molta pazienza. 9 di denari, il papa. Ragazze mie, qua si appresta. Questa persona può aver avuto degli obblighi lavorativi prima di tutto, o di altri assunti o di altre responsabilità. Adesso questa persona, col 9 di denari e il Papa nei tuoi confronti, mi stai dicendo un miglioramento volto a una conversazione seria e importante che porta a una costruzione importante. Ok? Tu hai avuto molta pazienza con questa persona per motivi di lavoro, per lontananza. Ok? Qua arriva qualcosa che tu stavi sperando. 9 di denari, Papa nei tuoi confronti, mi parla sia del fatto che aveva degli obblighi lavorativi, oppure di altre responsabilità, oppure aveva qualcosa, o raggiungere degli obiettivi lavorativi, o una stabilità economica finanziaria importante, o comunque una stabilità affinché potesse risolvere delle problematiche con te per cui tu non ti fidi, guardavi un po' di sospetto, mancanze di comunicazione. Qua vediamo una persona anche molto occupata nel passato a livello lavorativo, vedi dove ti risuona. Fatto sta che nei tuoi confronti qua abbiamo il 9 di denari e il papa, un miglioramento totale anche psicofisico di questa persona, per avere una conversazione molto importante con te quando esce il Papa, eh? Cioè è una conversazione seria. Da che tu non ti fidavi, qua invece vuole che tu ti fidi, e me lo ribadiscono. Il 6 di spade, per favore. A cosa è conforme il 6 di spade? Il cavaliere di denari. Allora vuole che tu ti fidi di questa persona, perché col tempo ti darà quello che tu vuoi. Perché qua abbiamo il cavaliere di denari, che è una persona lenta, è una persona che comunque ha delle responsabilità lavorative o altro, mi marcano molto il lavoro o delle responsabilità da raggiungere. Però qua il 6 di spade dove va? Al cavaliere di denari, risoluzione delle difficoltà affinché ti possa dare con concretezza nel tempo, ma soprattutto affinché tu ti fidi, mi dicono le carte. L'energia che ha nei tuoi confronti con quel 10 di spade. L'imperatrice, ragazze mie, questa persona vuole espandere la relazione con te, vuole il successo della relazione con te,
al netto di una chiusura di un dolore, ok? Ok, qua mi marca una persona che ha potuto avere o può avere dei problemi lavorativi, o ha potuto avere delle responsabilità lavorative, tu non ti fidi, eccetera, o altre opzioni, ok? È un fermo che ha portato adesso a una risoluzione, che tu col tempo, tu vuole questa persona, tu ti fidi col tempo, questo mi stanno dicendo, ok? Andiamo a vedere quindi questa sorpresa che sta per farti questa persona, che comunque qua è un discorso serio questa persona, una situazione dove tu ti devi... Mi arriva l'energia di una persona che adesso è pronta per farti un discorso serio. Questo era serio, che è a favore della relazione, va bene? Andiamo a vedere ancora la sorpresa che sta per farti questa persona. Cosa ci dicono i tarocchi oracolari delle fate? La sorpresa che sta per farti questa persona. Qual è la sorpresa che sta per farti questa persona? Qual è la sorpresa? Otto di primavera, uno spostamento nei tuoi confronti, otto di bastoni, una sorpresa a che fare con qualcosa di inaspettato, otto di bastoni, una sorpresa ancora, dieci di primavera, una persona che ha molte responsabilità qua, o che qualcosa lo ha affaticato, vediamo un po', anche un viaggio secondo me ti propone, eh? Vediamo un po', ancora la sorpresa che sta per farti. 5 d'estate, sì, qua mi arriva che è una persona che ti chiede un po' l'elemosina, come per dire, sì, l'imperatrice, come la, mi stanno parlando di una persona che fa muovere l'energia finalmente, perché fino a questo momento l'imperatrice non si è sentito alla tua altezza, ok? E adesso che fa imperatrice, imperatrice? Se c'è stato qualcosa di brutto, di negativo, è perché non si è sentito all'altezza. Adesso che succede? Fa muovere l'energia rispetto a questo peso, a questa situazione che era stanca, affinché si possa avanzare. Una sorpresa che riguarda la presa di coscienza, l'autostima di questa persona per una conversazione importante. Ok, diamoci due tarocchi sibillini qua. A cosa è conforme questo otto di bastoni, questa sorpresa, con questo paggio di denari, la sorpresa che ti fa questa persona? Il sole, ragazze mie, godere, godere della vita, chiarezza, dirti la verità, una sorpresa che ha a che fare con l'unione, con l'amore, con il sole, ok? Rispetto al pianto, di nuovo 10 di spade, questa persona è stata molto male, ti vuole confessare che è stata molto male. Ancora, a cosa equivale questa sorpresa? Focolare, 10 denari. Allora, qua si vuole mettere davanti a te, parlarti, dare una stabilità, ti sente come una persona che gli dà stabilità, ti vuole confessare un po' di cose questa persona, eh? La vediamo un po' col 5 denari. Una carta su questo 5 denari, nelle azioni che fa questa persona nei tuoi confronti, vediamo. Lealtà, chiaro. Questa persona vuole essere leale con te, un paggio di coppe, ci parla della lealtà, vuole recuperare il tempo perso insieme. E sì, è molto onesta, la vedo una persona molto onesta in questo caso, eh? Ok. Ancora, mettiamoci un'altra casa, mettiamoci. Un oracolo delle porte, a cosa è conforme la sorpresa che ti farà questa persona, ti sta per fare questa persona? Cosa dice l'oracolo delle porte? La porta dell'acqua, ragazze, questo è amore, il due di coppe questa carta qui, il due di coppe. Questa sorpresa ha a che fare con l'amore che prova per te questa persona. Qua vedo una persona molto provata da responsabilità o da altro, dal fatto che tu non ti fidi di questa persona. Farà di tutto affinché tu ti fidi, va bene? La sorpresa ha a che fare col fatto che farà di tutto affinché tu ti possa fidare di questa persona, perché vedo una persona molto pentita e molto onesta, d'accordo? Ok, quindi ragazze mie, mettiamoci l'ultima carta della Dea, come ti vede questa persona? La trasformazione, ragazze. Allora, e ragazzi, questa persona avrà nei tuoi confronti una completa trasformazione. Qua mi parlano dell'indipendenza, mi parlano di una persona che ha potuto avere problemi economici o situazioni che non lo facevano sentire all'altezza di poter stare davanti alla sua imperatrice, anche se sei uomo, eh? Avrai una persona completamente cambiata, quindi la sorpresa ha a che fare con una persona radicalmente cambiata nei tuoi confronti, che vuole amore, felicità, parlarti con lealtà, va bene?
Ragazzi miei, ragazzi, sono felice di darvi queste notizie. Detto questo, io concludo qui e vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica.